Grazie della linea Roberto, siamo qui con la mister Arnaldo Franzini, bellissimo successo del Piacenza che ha battuto per 2-1 la Juventus Under 23, un successo non scontato anche alla luce delle tante assenze che insomma erano previste per questa partita. Intanto ben ritrovato mister. Ciao, buona serata a tutti. Sì, no, è stata una partita giocata alla grandissima secondo me dal Piacenza, abbiamo concesso niente a una squadra che solitamente crea e segna tanto. E abbiamo fatto, ripeto, un'ottima partita dal punto di vista del gioco, dell'equilibrio, della compattezza e di sacrificio. E sì, considerando Misita che mancava diverse gente, oggi non si è visto, anzi gente che ha giocato dopo tanto tempo come Bacchini o Corsinelli che ha giocato con le spalle fuori uso, tutto fasciato, veramente è un grande risultato. Senti mister, un primo tempo, inizio un po' nervoso della squadra, perlomeno c'era un po' di preoccupazione per una partita da vincere, poi piano piano la squadra si è sciolta, ma secondo me il momento più bello della gara è quando ha subito l'1-1, la squadra ha tirato fuori tutto quello che aveva creando l'impossibile. È vero, hai ragione, veramente è stato quello un grande segnale, perché subire il gol in quel momento poteva, dopo una partita di grande dispendio di energie nervose, fisiche, potevamo crollare. Invece lì siamo ripartiti più arrabbiati di prima, e lì abbiamo creato ancora tantissimo, ma ci sono state due situazioni dove abbiamo preso due pali nel primo e secondo tempo, dove non si capisce come la palla non possa essere entrata, quella è una legge della fisica, probabilmente rivedendoli capirò meglio, però veramente una grande... il carattere proprio completo, una prestazione veramente insomma, eccezionale sotto tutti i punti di vista. A proposito di gol sbagliati che violano le leggi della fisica, ce ne sono stati tre nell'arco di un'azione, sì. È da lì il Piacenza forse si è un po' svegliato, tra virgolette, cambiato ritmo, da quella triplice occasione nel corso di un'azione. Sì, abbiamo iniziato poi da lì, secondo me, a creare grandi occasioni e abbiamo continuato, perché comunque tutta la partita anche occasioni importanti, anche manovrate bene, palle in profondità, è stata fatta nel proprio 360 gradi, secondo me una grande partita. Cosa hai pensato quando Corradi da un pochi metri dalla porta ha provato un pallonetto? Ho pensato che gli manca sempre qualcosa per essere un giocatore forte, fortissimo com'è, come in effetti è, ma nel senso manca sempre qualcosa, per a volte lo ricerca questa giocata fine a se stesso, dove però dopo quando l'ha fatto l'altro gli si è perdonato tutto. È comunque un giocatore veramente di grandi mezzi, di grande qualità, che ha molto da dare ancora, ha già segnato tanti gol quest'anno non giocando neanche sempre, un po' di alti e bassi, però è un giocatore di una qualità superiore alla media, quindi lì ha fatto una cosa da del Corradi giocata di fino, e poi invece sul gol ha fatto una giocata che dovrebbe far sempre, perché lui nelle corde a queste giocate. Senti, anche Terrani, giocatore che crea sempre la superiorità, ma quando arriva negli ultimi 16 metri fa fatica a trovare la porta. Ma oggi ha avuto un paio di occasioni importanti, Forente gli ha rimbalzata male, l'altra ha chiuso, diciamo che magari dal punto di vista realizzativo deve migliorare, però è un giocatore che quando si accende, oggi si è acceso tanto, ti mette sempre, ha messo di palloni, e la maggior parte delle occasioni da gol sono venute da invenzione, dal fatto che lui riusciva a saltare l'uomo con facilità, e quindi questo è molto importante, perché altrimenti nel calcio di adesso diventa difficile giocare in squadra, arrivare in porta con la palla difficile. Lui è bravissimo a fare questo, è un po' altalenante, anche se ha fatto una grandissima partita di sacrificio anche lui, ma veramente ha rincorso tutti e ha fatto quello che doveva fare. Poi chiaro, un po' di lucidità sotto porta gli manca, diciamo che la sua caratteristica principale ovviamente non è neanche il gol, anche se in Serie C comunque di gol ne ha fatti, però sicuramente il giocatore per noi è importantissimo. Senti mister, arrivano tre punti molto pesanti, anche perché insomma l'Arezzo è stato fermato da alcuno, adesso siete praticamente secondi, ma la cosa più importante non è questa, la cosa più importante è che adesso avete praticamente 2 settimane per ritrovare tutti questi giocatori che sono mancati all'appello. Allora intanto dobbiamo mantenere questa condizione, perché nelle ultime partite abbiamo veramente accelerato e stiamo bene. Ci darà l'opportunità di recuperare gli infortunati, che la maggior parte torneranno proprio con la Pistoiese, quindi è un'occasione importante, per quello che la partita di oggi aveva un valore, un significato ben superiore ai tre punti normali.